Allora, okay. C'è stato un eccesso di comunicazione non verbale un po' confusa. Allora, mantengo, diciamo, l'ordine che ci eravamo dati un po' così informalmente e quindi passerei la voce a un'altra prospettiva che è molto interessante. Vi dicevo, guardate, l'università non è didattica, non è solo didattica e solo ricerca, non è solo didattica e ricerca dentro l'università, è anche fuori. Ed è anche fuori ponendosi in rapporto con il territorio. A tutto ciò il legislatore ha dato un nome un po' così aulico, terza missione. Una mission impossible? Direbbe... Ok, vediamo se la dottoressa Carpino del Corfilac cosa ci racconterà di che cosa vuol dire fare ricerca fuori dell'università, ma in realtà, come vedrete, nelle reti delle università anche straniere. Prego Stefani. Buongiorno a tutti. Per la registrazione. No, questo sì, questo è per fare la registrazione. Ho capito. Mi sento in una sala di registrazione. Non sono brava a cantare. Proverò a parlare forte e chiaro. Allora, appunto, io sono Stefania Carpino, sono dirigente di ricerca del Corfilac, sono fondatore, uno dei pochi fondatori ancora resistenti che resistono e lavorano al Corfilac con tanta dedizione e amore da quasi 25 anni. Qui vedete una foto del Corfilac per chi non lo conoscesse, è una struttura che si trova a Ragusa, al chilometro 5, nella strada che va da Ragusa a Marina di Ragusa. Allora, io volevo un attimo contestualizzare, ho parlato proprio di caso Corfilac, perché contestualizzando quella che è la terza missione, il Corfilac è nella terza missione dell'università dalla sua fondazione. Però andiamo un attimo a chiarire il concetto di terza missione dell'università, soprattutto perché qua ci sono dei ragazzi e credo che sia importante fare capire anche qual è la storia di questa nuova, diciamo, prospettiva che l'università ha messo in campo, tra virgolette, in questi ultimi anni in Italia. Quindi la terza missione dell'università nasce, ahimè, purtroppo, come sempre, negli Stati Uniti, quindi in California, grazie nel 63, parliamo degli anni 60, a un rettore dell'Università appunto della California che creò questo termine, multiversity, che non è un errore, perché potrebbe essere interpretato in tanti modi ed ha un significato proprio multiversity, perché sta in un concetto, diciamo, molto pieno proprio del termine, perché la versatilità, la multidisciplinarità, il contatto e il rapporto interdisciplinare e intersocietario, quindi con la società e con la realtà in cui l'università si muove. E diciamo, questo professore lanciò questo concetto di università come comunità realista in grado di servire la società guardando tutti quelli che sono gli aspetti della società, quindi giustamente il contesto in cui lui si muoveva, industriale, culturale, politico, direi no, nel nostro caso anche agroalimentare. Comunque, una comunità che serve a creare un valore economico, soprattutto dando delle prospettive, quindi con una prospettiva proprio di nuovi posti di lavoro e quant'altro. In Europa l'affermazione, sto cercando di fare un po' di storia, questi sono dati che io ho preso da internet, che anche voi potete andare a verificare, così come diceva appunto il professore poco fa, ho cercato di riportarveli qua a voi, non perché sono dei concetti complicati, ma giusto per dare un filo logico a quello che è il concetto di terza missione applicata al Corfilac. Quindi in Europa terza missione all'università si può fare risalire orientativamente a circa 15 anni fa, con un concetto, innovazione in un'economia fondata sulla conoscenza. Qual è il concetto di terza missione in Europa? Quindi public engagement, che significa proprio il rapporto con il pubblico, cioè l'orientamento al sociale, cioè quello che è praticamente il beneficio della didattica, delle competenze, di quello che viene acquisito all'università, può condividersi con la società civile in cui quell'università, quel corso di laurea, quella facoltà è contestualizzata. Quindi arriviamo ai nostri giorni,
Il concetto di terza missione è arrivata con molto ritardo in Italia, ahimè, come dico sempre, per terza missione l'università appunto definisce l'insieme delle attività, sto cercando di togliere questo va bene, l'insieme delle attività con le quali l'università entra in interazione diretta con la società. In concreto, quindi un collegamento più dinamico con, con gli attori chiave della ricerca, quindi la capacità proprio di consolidare e coltivare questa cultura imprenditoriale, come per esempio la commercializzazione virtuosa, la ricerca grazie a spin-off o a brevetti, partecipazione a cluster innovativi e tutto quello che comunque è la realtà del contesto, ripeto, dove l'università si contestualizza. Quindi l'industria, nei territori in cui c'è industria, è spesso è chiamata a contribuire e proprio a condividere il proprio know-how contestualizzando la ricerca e l'interazione tra università e territorio. Quindi potrebbe essere appunto che la terza missione fa da ponte tra università e industria. Sicuramente il dottore Marco Cascone ci darà un esempio, diciamo una possibilità di contestualizzazione di industria o di attività nel settore commerciale con l'università, in modo proprio da connettere quello che è il mondo produttivo con il mondo dei saperi. Quindi in Italia le università dovrebbero contribuire allo sviluppo dei territori delle imprese, oltre appunto a quella che è la missione proprio dell'università di formare studenti competenti e produrre una ricerca competitiva. Un altro dato importante che bisogna attenzionare è che appunto parliamo di università statali, quindi l'indagine della Fondazione della Commissione dei Rettori dell'Università Italiana, il CRUI, rileva che 41 università rispetto alle 68, se mi ricordo bene, che sono università statali che sono censite, praticamente solo 41 hanno risposto a questa indicazione di terza missione. E in generale vengono riportate 165 esperienze, quindi diciamo che ancora oggi il messaggio non è completamente recepito. Però la novità importante è quella che comunque l'università si apre alle aziende, interpella le aziende, contatta le aziende per dei tirocini formativi e quant'altro. Quindi diciamo che su questa, tra la collaborazione dell'università e l'impresa, diciamo che ancora siamo in una fase di realtà frammentata che però potrebbe avere molte potenzialità, forti potenzialità. Il problema, come già è stato detto oggi, affrontato oggi, sicuramente ha anche una correlazione con quelle che sono i problemi politici, quindi la politica nazionale, che spesso diciamo crea conflitti anche tra le collaborazioni ufficiali tra le università e le aziende, piuttosto che i centri di ricerca e quant'altro. E questo è quello che proprio tecnicamente succede ed è successo al Corfilac. Comunque, su questa fiducia si potrebbe sicuramente, ed è una terza missione che poco fa si diceva mission impossible, non lo so, forse è possibile, e si potrebbe comunque trovare uno strumento per cercare di migliorare e alzare il tiro, insomma l'attenzione, e lavorare su quello che è il problema della disoccupazione giovanile. Ritorniamo al caso Corfilac. Il Corfilac appunto lo vedete nel suo massimo splendore, oggi non è così purtroppo, dico io, questo appunto è quando l'avevamo appena ristrutturato circa 15 anni fa, quando il Comune ci ha dato questa struttura e con fondi pubblici siamo riusciti a ristrutturarla e a renderlo un centro di ricerca a Ragusa. Vedete qui avevamo tutte le bandiere, proprio perché il Corfilac è un ente di ricerca che collabora da anni, da sempre, con tutto il mondo. Capiamo appunto che cos'è il Corfilac. Il Corfilac è un consorzio di ricerca che è un ente di diritto pubblico fondato nel 1996. Tra i membri abbiamo la Regione Sicilia come assessore d'agricoltura, l'Università di Catania, il Comune di Ragusa, le due grosse cooperative di produttori di latte di Ragusa e il consorzio di bonifica. La mission del Corfilac è qui che entra, diciamo, l'obiettivo è il cuore del discorso. La ricerca al servizio della tradizione casearia. Quindi noi abbiamo da sempre sviluppato ricerca sui formaggi storici siciliani per valorizzare l'importanza della tradizione, biodiversità e rispetto della natura e una società civile. Qua una carrellata di formaggi. Oggi non vi parlerò di formaggi perché
non è, diciamo, l'obiettivo del mio intervento. Voglio solo evidenziare che già dal 96, quindi dall'anno della fondazione, la mission del Corfilac era quella, tra i vari obiettivi, di offrire opportunità di lavoro e specializzazione a tecnici e ricercatori sia italiani che stranieri. Cosa significa? Soddisfacendo i bisogni dei produttori, dei consumatori, eccetera. Quindi il Corfilac come centro di ricerca nel settore lattiero-caseario, sicuramente in un settore contestualizzato, però dobbiamo capire anche che Ragusa è la provincia in cui viene prodotto circa il 70% del latte di tutta la Sicilia, quindi sicuramente l'attenzione al lattiero-caseario per Ragusa è un'attenzione particolare. Perché ho messo qua subito, dopo la mission del Corfilac, una foto dell'orologio che rappresenta il simbolo della Cornell University nello stato di New York? Sempre tornando alle classifiche, una top 10 negli Stati Uniti per quanto riguarda la facoltà di agricoltura, quindi il massimo per quello che c'è nel mondo. Però parliamo di cavalli da corsa, nel senso, quindi il massimo nel suo genere, nulla togliendo a tutte le facoltà di agraria che abbiamo in Italia e anche a Catania. Però l'esigenza che è nata subito è stata quella di andare a vedere, andare a capire cosa si poteva fare e come si poteva fare al massimo per il nostro territorio. Quindi è stato fatto un investimento da parte proprio del Corfilac, sono stati mandati dei ragazzi a studiare negli Stati Uniti. A quei tempi io ero una ragazza, sono stata una di queste, e mi pregio di aver avuto questa opportunità, perché io da sola e i miei genitori non avrebbero potuto finanziarmi né il master né il dottorato che ho conseguito negli Stati Uniti. Quindi questo è un prodotto della terza missione del Corfilac, vivente oggi. E di contro ho messo subito dopo una foto invece di stagisti tunisini che sono stati da noi circa 6 mesi, 2 anni fa, nell'ambito di un progetto di collaborazione con l'Università di Costantina dell'Algeria. Perché questo connubio? Perché mi piace mettere insieme gli Stati Uniti e l'Algeria. Vedete ragazze velate che in altri centri di ricerca in Francia non erano stati accolti. Sono stati accolti in Sicilia, hanno avuto un'esperienza incredibile, unica per la loro vita. Era la prima volta che uscivano dal loro paese, hanno acquisito delle competenze. E quello lì che è qui alla mia sinistra, vedete alla mia sinistra, in questo momento è un direttore generale dal Ministero dell'Agricoltura in Algeria. Quindi questo è, diciamo, la modalità, il modo di dare opportunità a giovani, di dare opportunità di formazione e di incidere sul territorio, che può essere locale, che può essere internazionale, che può essere mediterraneo. Qui una carrellata, perché non so se gli studenti che sono presenti oggi, anche perché loro appunto sono liceo classico e scientifico, non so se mai hanno avuto opportunità di sentire parlare del Corfilac, ma giusto per dare un'idea di quella che è l'attività o che è stata l'attività fino ad oggi del Corfilac nel contesto siciliano, nazionale e internazionale. Quindi attività di extension service, che significa servizio per le aziende. Le strutture del Corfilac sono tutti laboratori accreditati, quindi costi, direi oneri e onori, perché avere un accreditamento in laboratorio costa non solo lavoro, ma costa anche dal punto di vista economico, e sicuramente chi ha un'azienda certificata riesce a capire cosa significa avere tutti questi laboratori certificati. Abbiamo un centro elaborazione dati che riesce a gestire tutti i dati che vengono prodotti a livello interdisciplinare, un caseificio sperimentale, una cacioteca regionale, un istituto di una scuola di cucina e la nostra amministrazione interna che riesce a gestire, diciamo, tutte queste strutture. Qua una carrellata appunto degli strumenti, quindi la più alta tecnologia al servizio della tradizione. Qui c'è la cacioteca regionale siciliana, anche qui nel suo massimo splendore, utilizzata per sala conferenze piuttosto che per centro di stagionatura e dimostrazione di come si producono e come si stagionano i formaggi siciliani e quant'altro. Le altre ricerche che abbiamo fatto nel mondo della zootecnia, oltre alla caratterizzazione dei formaggi tradizionali, abbiamo dimostrato a livello europeo l'importanza delle attrezzature tradizionali, quindi si è evitata la chiusura, quindi l'impatto anche sull'economia delle piccole aziende che producono appunto prodotti di nicchia in Sicilia, quindi si è evitata la chiusura di decine di aziende. Si è dimostrato e si continua a lavorare sulla sicurezza alimentare dei formaggi prodotti con sistemi tradizionali. Si lavora sui profili aromatici, sulle proprietà salutistiche,
sul comportamento dei consumatori, quindi abbiamo anche una parte di marketing sperimentale. Ritorno indietro sul management aziendale, perché è importante su quello che è la certificazione dei formaggi DOP. Il Corfilac è anche un ente di certificazione per quanto riguarda il formaggio ragusano e il pecorino siciliano. In questo contesto si muove con azioni di strategia di marketing sperimentale, quindi formazione nel settore. Qui abbiamo uno dei protagonisti con cui abbiamo avuto i rapporti nel passato, che è la Conad Sicilia, quindi attività di formazione degli operatori, alta formazione per studenti, dottorandi, ricercatori sia nazionali che internazionali. Nonché la cooperazione internazionale con centri di ricerca in tutto il mondo. Qui per esempio siamo al rettorato dell'Università di Costantina in Algeria. Ora, tutto questo non viene prodotto solo dagli strumenti che esistono al Corfilac e dai locali che il Comune ci ha dato. Tutto questo è correlato alle risorse umane che esistono al Corfilac. Giovani e meno giovani, perché ormai non sono più tanto giovane come quando ho iniziato, che però è un patrimonio della Sicilia, non solo di Ragusa. Io direi proprio un patrimonio del Mezzogiorno. In questo momento, appunto, al Corfilac lavorano 80% di giovani laureati dell'università, direi 80% dell'Università di Catania. E un altro dato importante, che comunque per me è importante, è il 50% dei dipendenti sono donne. Anche questo non è un caso, perché al Corfilac ruotano e sono arrivati hanno fatto periodo di prova tantissime persone. Alla fine, diciamo, questo è stato il risultato finale, grazie anche alla voglia, alla volontà, e non perché noi prediligiamo le donne o le minority in genere, ma perché alla fine sono risultati quelli i migliori. Il rischio oggi è quello di perdere questo patrimonio umano specializzato che è al servizio della Sicilia. Allora, un'altra cosa che io metto in campo è quello che sono i rapporti internazionali, i rapporti scientifici internazionali che il Corfilac ha, non solo con le università, diciamo, del meridione dell'Europa, quindi dell'Africa, del Mediterraneo, ma soprattutto con università degli Stati Uniti. Ma perché sono importanti le università degli Stati Uniti e le università europee? Perché la collaborazione, piuttosto che il rapporto diretto con docenti di queste università, ci ha permesso nel tempo, dico dal 90 a oggi, quindi in tutti questi anni, questi 25 anni, di essere veramente al centro del mondo, nel senso che se io mando una mail al professore Dal Detali a Cornell piuttosto che in Vermont, cioè nel giro di 24 ore ho una risposta che arriva in Sicilia e che serve per dare una risposta qui sul territorio. Quindi il contatto diretto e non a pagamento, questa è una cosa che voglio chiarire ed è importantissima da chiarire, un concetto, cioè una rete di competenze e di conoscenze gratuita, fondata sulla conoscenza reciproca e sul rispetto reciproco dei ricercatori. Quindi questo, diciamo, è un panorama, è un bagaglio, è un valore enorme che è difficile da ricostituire, da ricostruire e anche da mantenere, direi, perché se per esempio fino a 2 anni fa noi riuscivamo ad andare ogni anno al convegno dell'American Design Association perché avevamo le potenzialità, non solo perché avevamo la possibilità di presentare i lavori e quindi le ricerche continuiamo a farle, ora non possiamo più andarci perché abbiamo problemi economici e quindi da 2 anni siamo spariti. Il primo anno, quando non siamo andati a presentare i lavori, abbiamo ricevuto delle mail. Ma cosa è successo? Ci hanno chiesto. Cosa è successo? State male? Siete morti? No, non stiamo bene, siamo in salute, fortunatamente ancora per poco, però purtroppo abbiamo problemi economici e quindi le nostre competenze, le nostre conoscenze, riusciamo in qualche modo a pubblicarle sulle riviste internazionali non a pagamento, quindi oggi siamo anche a questi livelli, non riusciamo a pubblicare più sulle riviste a pagamento, cerchiamo di trovare le riviste, diciamo, che pubblicano in modo gratuito, e per fortuna ora ce ne sono tante, anche con un impact factor importanti, però sicuramente questa è una limitazione perché noi abbiamo dei risultati scientifici che veramente, cioè non lo dico io perché sono il dirigente di ricerca e quindi molte delle ricerche sono da me diciamo pensate, ideate, realizzate con la collaborazione di tutti i ricercatori del Corfilac, ma perché sono dei dati importanti che servono
per valorizzare i prodotti. Me ne dico solo una, ed è questo, per esempio, questo CLA che leggete qua. Beh, poco fa vedevo il dottore Sasà Scinto presente, e mi sono ricordata di questo evento alla scuola, alla medicina, alla scuola dello sport. Qualche tempo fa, credo un mese fa, c'è stato un evento organizzato per ascoltare informazioni sulla dieta vegana con l'ospite, il dottor Berino. Io sono andata a questo, io non sono una vegana, sono stata vegetariana, faccio una piccola parentesi per darvi l'idea di quello che significa la ricerca fatta a Orfilac. Sarà una cosa banale, però per me è stato molto importante. Allora sono stata brava lì nel pubblico ad ascoltare quali erano le indicazioni di questa dieta vegana. E poi mi sono alzata quando c'era la possibilità di parlare e ho chiesto al dottor Berino: scusi dottor Berino, lei conosce i prodotti tradizionali ragusani, siciliani, la qualità del latte delle nostre vacche al pascolo, perché di vacche si parla, non di mucche, sono nei cartoni animati? E lui mi ha detto no. E allora mi deve scusare, lei come fa a dire che il latte ragusano o i formaggi tradizionali siciliani che io conosco al 100% non possono fornire delle proprietà salutistiche quali CLA, che è l'acido linoleico coniugato, o degli antiossidanti, vitamina A, vitamina E, che piuttosto i vegani devono assumere come farmaci o come integratori, con dei costi incredibili, limitandosi il piacere del palato, della vista e del gusto di prodotti tradizionali incredibili. E ho cominciato a uscire i dati. Allora, i nostri formaggi, il ragusano c'ha tanto CLA, il pecorino c'ha questo, la vastedda c'ha quello, eccetera eccetera. Il dottor Berino non ha potuto fare a meno di dire: sì, capisco, condivido il suo pensiero, io non sono venuta qua, gli ho detto, per fare polemica, ma solo per fare informazione di quello che è il Corfilac e di quello che il Corfilac ha prodotto in questi 25 anni. Quindi voglio dire, anche questo a servizio dei consumatori, ma a servizio anche di quello che può essere la potenzialità e il veicolo di questi prodotti, quindi a livello economico e commerciale, che potrebbero avere anche tra i vegani. Voglio dire che è una realtà che sta crescendo, perché là c'erano veramente centinaia di persone, eravamo in piedi, io sono rimasta quasi 2 ore in piedi, e lui lo può testimoniare, se c'era qualcuno l'ha visto. Quindi voglio dire, il Corfilac, ripeto, ancora qua altre attrezzature particolari, spero di creare l'interesse anche dei ragazzi, perché a noi fa sempre piacere avere studenti in giro o qualcuno che è interessato alla nostra attività, perché non vogliamo rimanere un ente di ricerca di nicchia nascosto, anzi vogliamo sempre di più essere nel territorio. Quindi ho messo qui queste immagini giusto per crearvi la curiosità eventualmente a venirci a trovare. Queste sono delle altre attrezzature, per esempio un'altra cosa utilissima per le aziende. Molte delle aziende con cui noi lavoriamo e collaboriamo le hanno utilizzate, ma io dico sottodimensionate e sottoutilizzate. Questa è una macchina a raggi X che abbiamo comprato con un finanziamento, un APQ regionale. Praticamente ha lo stesso principio di quelle che sono le macchine a raggi X all'aeroporto, no? Quindi fanno analisi dei formaggi in modo non invasivo e non distruttivo. E sono delle analisi importanti, perché per esempio vedete là un pecorino siciliano in ottime condizioni, quello a destra ha delle occhiature piccole, l'altro ha le spaccature. Allora, se un produttore o uno stagionatore viene a sapere e capisce che il suo prodotto all'interno ha problemi, lo vende subito, lo mette subito in commercio, non se lo tiene a stagionare, quindi evita di perdere quel formaggio. Stessa cosa per il ragusano, quindi c'è un livello di risoluzione altissima, e queste sono tutte tecnologie che possono essere utilizzate, altro che terza missione, cioè qua già siamo praticamente noi a disposizione e da sempre, da 25 anni con le aziende, al servizio delle aziende. Per non parlare appunto della certificazione dei prodotti DOP, che è giusto per darvi un'idea, per quanto riguarda il discorso appunto economico, l'impatto economico, perché la certificazione è un concetto importante per il consumatore, ma è un concetto fondamentale, importante da far capire al produttore, che deve garantire la qualità di quel prodotto, perché gli ritorna indietro qualcosa come 2 euro per 200 tonnellate, 400.000 euro nell'impatto economico generale. Quindi non a caso il Corfilac ha lavorato sulla DOP, non perché la DOP è un concetto importante, un concetto bellissimo di cui si sente parlare in Europa, perché è denominazione di origine protetta, legame col territorio, eccetera. La DOP significa valore aggiunto al prodotto e quindi
valore economico per il prodotto, che è una cosa molto, molto più bella rispetto a quella che è la poesia. Quindi questa è per esempio altra attività che noi facciamo, marketing sperimentale, rilievo dei prezzi al consumo di questi formaggi DOP, quindi quei dati non sono dati inventati o copiati da qualche parte, sono dati rilevati da noi nelle salumerie, nei vari posti dove il formaggio viene venduto. Altre attività importanti, il comportamento del consumatore, quindi indagini a 360 gradi su quello che il consumatore richiede, marketing promozionale, e qua appunto dico, per esempio, questa è una collaborazione che abbiamo avuto con la MOAC, questa è la collaborazione di cui vi parlavo prima, il gruppo Conad Sicilia, proprio una collaborazione importante perché veicola quelle che sono le conoscenze ai consumatori, cioè direttamente, cioè come si taglia un formaggio, come si deve spiegare un formaggio, questi sono tutti, spero che ci siano ancora, tutti questi dipendenti alla Conad, considerati i tempi che abbiamo formato, ma questo è solo uno dei corsi che abbiamo fatto già da tempo e spero che questa collaborazione riprenda e sia attiva. Se ha dato dei risultati, se non ha dato dei risultati ci piacerebbe avere anche un feedback dietro di dire non ha dato risultati, quindi dovete migliorare, dovete lavorare in un modo diverso. È un invito che sto facendo, c'è qualcuno qui che mi può seguire. Stessa cosa progetto scuola, noi praticamente dal 2003 al 2012, qui siamo dati limitati appunto a questi 9 anni, abbiamo incontrato 14.500 bambini, perché abbiamo capito che anche questo è terza missione, cioè se tu parli a un bambino, sicuramente hai l'attenzione di 6 adulti, e sono i 2 genitori e i 4 nonni, e i bambini martellano, quindi dare formazione e informazione alla qualità di quella che è l'alimentazione, piuttosto della qualità del latte, piuttosto che la qualità dei formaggi tradizionali, diventa un obiettivo importante, e noi abbiamo verificato un'informazione importante nella società, perché viene completamente, cioè moltiplicato praticamente, quindi quel numero lo dobbiamo moltiplicare per 6, non solo per i bambini. Queste sono le varie attività appunto che abbiamo fatto nelle scuole. Ritorno al rapporto scientifico internazionale, perché non è solo con gli Stati Uniti e con l'Europa che noi abbiamo avuto questi rapporti. Nel passato abbiamo anche fatto dei corsi di microclassificazione tradizionale con tutti questi paesi dell'Africa. Perché è importante evidenziare i contatti con tutti questi paesi dell'Africa? Noi non dobbiamo dire, non vogliamo l'emigrazione, non vogliamo, non riusciamo più ad accogliere queste persone, non riusciamo più a fare quello che loro, a dare un risultato a quello che è il loro viaggio della speranza. La speranza probabilmente dobbiamo migliorarla lì sul posto, non qui da noi, o fare venire loro qui così come abbiamo fatto noi per insegnargli a pescare, per dargli la canna da pesca, non per dargli solo dei soldi o un minimo di finanziamento per costruirsi la casa o per sostentarsi per qualche giorno. Quindi questo è stato un corso appunto di microclassificazione che abbiamo fatto, e qua esco, diciamo, l'asso nella manica e dico quali sono le nuove prospettive del Corfilac, almeno quelle che penso che potrebbero dare un nuovo input, una nuova motivazione a questa struttura che ahimè oggi soffre moltissimo di problemi economici, perché è legata alla regione, perché è legata appunto a finanziamenti pubblici, a progetti che purtroppo tardano a partire, perché a livello regionale sappiamo che tutte le call di progetti sono tutte ferme, la regione non eroga fondi ed è tutto ingessato. Quindi quello che io ho concluso, proprio perché quelle che sono le nostre potenzialità potrebbe permetterci di essere, è quella della cooperazione internazionale, quindi progetti pilota da esportare nel Mediterraneo, progetti nel settore lattiero caseario per uno sviluppo sostenibile e certificato che possa costituire un modello per la riduzione dell'esodo di giovani, di donne e bambini verso l'Occidente, quindi avere questo centro pilota per l'agroalimentare nel Mediterraneo con formazione permanente, attivazione di master in collaborazione con l'università, scambi internazionali per la valorizzazione del nostro territorio, quindi cibo, cultura e tradizione, e soprattutto dare speranza a questi giovani, non solo quelli che vengono da fuori o quelli che se ne vanno all'estero, ma quelli che siamo qua, perché io mi metto in mezzo a questi giovani, o comunque quelli che abbiamo deciso di ritornare, di dare un valore alla nostra terra.
Mi piace concludere con questa frase, scusate la commozione, però sono contenta di essere qua oggi con voi, di aver riparlato in qualche modo, di aver smosso le acque sul Cortilac. Grazie. Stefania ci ha fatto capire un po', a parte la commozione, voglio dire, le grandi cose che stanno dietro la ricerca, perché è affascinante, bella, in un modo, grandi prospettive per voi giovani, per voi che uscite dalle scuole superiori. E questo è un esempio che abbiamo a Ragusa, ma poi parleremo anche con Giovanni Di Stefano e ci racconterà anche delle esperienze che ci sono state anche a Ragusa con gli studenti calabresi o che lui ha avuto anche a Tunisi, eccetera. Questo è un elemento importante. L'università in questo caso è veramente un piccolo nodo di una rete molto più grande. E il territorio qui ha un ruolo centrale, anzi, in questo caso diventa uno sfruttatore, no? Di una... Ecco, dovremmo essere abituarci anche noi come decisori ad essere più in grado di utilizzare queste possibilità per noi, ma anche e soprattutto per i nostri figli.